Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi parleremo di un tema di forte e grande attualità e soprattutto in continua evoluzione, ovvero quello della rigenerazione urbana che sta coinvolgendo in particolare le grandi città come, che vanno appunto da Roma a Milano. E degli effetti che sta avendo anche sulla mobilità e su come sta cambiando la mobilità. E in particolare ci concentreremo sugli aspetti normativi e regolatori, analizzando anche opportunità e criticità da questo punto di vista, e ci concentreremo anche su alcuni casi pratici che hanno riguardato in particolare il comune di Milano. E lo potremo fare grazie ai nostri ospiti di oggi, che sono, e che saluto, che sono Andrea Di Leo e Rosa Maria Berloco, avvocati e co-founder di Legal Team. Benvenuti. Grazie, Grazie. buonasera. Ecco, voi siete esperti appunto di diritto amministrativo e vi state concentrando in particolare sulle tematiche legate appunto ai temi della rigenerazione urbana e della nuova mobilità. Io partirei da lei, avvocato Di Leo, e le chiedo anzitutto quali sono le opportunità di cambiamento che sono offerte appunto dalla normativa che riguarda la rigenerazione urbana, e guardando appunto anche i casi specifici di Milano e di Roma, prego. Grazie, dottor Ventura. Ovviamente il tema della rigenerazione urbana richiederebbe anche un ampio excursus, ma ci limitiamo a dire che oggi la rigenerazione urbana è un fenomeno che è oggetto di diverse disposizioni normative a livello nazionale, a livello regionale, e spesso l'impostazione del legislatore a favore di fenomeni di recupero, riuso, rigenerazione appunto dell'esistente è legato anche al tema della limitazione del consumo del suolo. Quindi il suolo ormai è assodato con una risorsa scarsa e che quindi bisogna imprimere una svolta nel senso di limitare il consumo di questa risorsa. A livello normativo, come dicevo, ci sono addirittura delle norme che vengono considerate come ordinarie e non straordinarie, ma se pensiamo che che dal 2013 che il legislatore statale ha iniziato a favorire interventi di ristrutturazione edilizia, addirittura considerando ristrutturazione edilizia la ricostruzione di fabbricati che nemmeno esistono più, e parliamo del testo unico dell'edilizia, comprendiamo come vi sia questa attenzione. Dopodiché, ovviamente, a parte ciò, abbiamo le legislazioni anche a livello regionale e nonché i piani regolatori. Sotto questo punto di vista, andando a trattare dei casi di Milano e della Lombardia e quindi di Roma e del Lazio, per fare, diciamo, i due esempi maggiori e per certi aspetti almeno a livello mediatico più antitetici, l'esempio di Milano per l'efficienza, quello di Roma per una inefficienza presunta, reale che sia, possiamo partire, diciamo, dal caso di Roma. Il caso di Roma è un caso particolare perché è un caso nel quale abbiamo una pianificazione urbanistica estremamente rigida, sin dalla sua genesi, un piano regolatore che è nato nel 2003 ed è stato approvato poi nel 2008, quindi con una gestazione di ben 5 anni, che quindi rende evidente come questo strumento, almeno in linea di principio, nasca lento, nasca rigido e non nasca, diciamo, nell'immediatezza. Questo significa che all'interno dello strumento urbanistico generale di Roma è difficile andare a trovare strumenti di vera e propria rigenerazione, non fosse altro perché quando nel 2003 è stato concepito il piano regolatore non era ancora all'ordine del giorno il tema della rigenerazione urbana. Esistono alcuni istituti di rigenerazione, ma a Roma, diciamo, la rigenerazione si appoggia soprattutto ad istituti generali di carattere statale. Pensiamo al fatto che ormai il cambio di destinazione d'uso è visto come un intervento da favorire notevolmente da parte del legislatore, quindi anche con incentivi e semplificazioni. E poi di recente abbiamo avuto l'intervento della legge 7 2017 della Regione Lazio, che oltre a demandare ai comuni e quindi anche a Roma alcuni interventi, si impone alla stessa amministrazione capitolina con una norma, l'articolo 6, che prevede addirittura interventi diretti. Attualmente c'è una sorta di scontro, per così dire, tra l'amministrazione capitolina e la regione, nel senso che Roma Capitale ha una resistenza, per così dire, all'applicazione di questa norma. Ad ogni modo, su Roma stiamo assistendo in questa fase storica comunque a notevoli trasformazioni, a notevoli cambiamenti. Sappiamo tutti, diciamo, a livello finanziario, economico, come gli investimenti nel settore alberghiero, ma anche nel direzionale, iniziano ad essere corposi, interventi che si riescono, nonostante le difficoltà anche strutturali, anche storiche di Roma. Chiaramente, quando ci si muove su un'operazione immobiliare su Roma, si ha a che fare con non una ma due soprintendenze, per esempio, e quindi si hanno queste difficoltà.
dall'altro lato abbiamo il caso. Questa normativa regionale, no, che viene, quindi, lei ha detto, ostacolata al momento da Roma Capitale, diciamo, avrebbe comunque un impatto positivo sulla. Ha delle forti potenzialità positive, sono possibili interventi di ricostruzione, di ampliamenti volumetrici, quindi potenzialmente anche evitando il consumo di ulteriore suolo. A livello, quindi la città di Roma però è tra i comuni del Lazio uno di quelli, ed è diciamo il comune più importante a livello di superficie e popolazione, che ancora non ha adottato nessuna delle delibere che la legge Regione Lazio numero 7 demanda ai comuni per alleggerire alcune delle rigidità degli strumenti urbanistici, per consentire quelle che sono impropriamente dette deroghe, nel senso che non sono deroghe fin tanto che non vengono recepite, e quindi poi una volta che verranno attuate non saranno più deroghe ma saranno parte degli strumenti. E addirittura l'articolo 6, che è l'unica norma, diciamo, che a regime può essere utilizzata, viene sostanzialmente disapplicata dall'amministrazione. Inizia ad esserci anche un corposo contenzioso davanti al TAR del Lazio proprio su casi in cui il comune oppone e inventa, diciamo, le ragioni più disparate per non applicare questa Quindi un norma. problema politico, È un diciamo, di base. problema, diciamo, anche di impostazione, cioè Roma tende ad essere una città che ha più difficoltà a recepire le trasformazioni. Ogni volta che c'è una trasformazione tende ad esserci un tessuto sociale e culturale di forte resistenza all'innovazione edilizia. Diciamo, è stato molto discusso il caso dei villini del cosiddetto quartiere Coppedè. Ci sono delle situazioni che sicuramente determinano una maggiore resistenza. Ciò nonostante, girando per Roma inizia a vedersi una grande trasformazione, soprattutto nel settore del lusso, della ricettività, ma anche del direzionale. E di pochi giorni, insomma, la notizia che Netflix sta cercando una sede nel centro di Roma, peraltro, quindi questo, diciamo, sono elementi di contesto che sicuramente tenderanno a spingere anche l'amministrazione in un senso di maggiore apertura. Fermo Assolutamente. restando che lo strumento di base, il piano regolatore, è uno strumento molto ingessato. Diversa, diciamo, è la prospettiva di Milano, è una prospettiva più semplice e forse, diciamo, citando l'illustre Gio Ponti, diciamo, quantomeno nella pianificazione, ciò che, come dice Gio Ponti, Dio non ha dato a Milano un territorio, diciamo, a livello orografico, come può essere Genova, Roma, Napoli, o a livello anche di elementi naturali, il mare e quant'altro, non dato un territorio ricco, quindi ci pensa il pianificatore, gli architetti, i milanesi, diceva Gio Ponti, a restituire alla città quello che, diciamo, in natura, almeno come punto di partenza, Certo. non c'è. E Milano innanzitutto è interessantissimo come il suo piano regolatore generale, il PGT, seguendo il lessico della legislazione regionale lombarda, è un PGT che nasce l'ultimo, velocissimo, cioè in 7 mesi dall'adozione all'approvazione. È stata pubblicata peraltro sul bollettino ufficiale della regione pochissimi giorni fa, il 4 di febbraio addirittura. È stato adottato un nuovo strumento urbanistico, quindi immediato, rapido, perché appunto essendo nato in 7 mesi, in una fase in cui si parla di rigenerazione, al suo interno già contiene delle norme volte alla rigenerazione. Norme che interpretano la rigenerazione nel senso proprio di integrare la funzione pubblica con la funzione privata, ossia favorire quegli interventi privati che vanno a soddisfare anche esigenze pubbliche, ad esempio consentendo premialità di cubatura per quegli interventi nelle centralità, nelle piazze, non nelle aree di interscambio, nelle aree pedonali, che possono riportare, ad esempio, un esempio molto chiaro è quello di favorire il risorgere della piccola distribuzione, che storicamente a livello urbanistico e commerciale è stata un po' assorbita da quelli che sono i centri commerciali, per i quali c'è stata una fase storica, diciamo, che negli anni 80-90 erano diventati loro stessi la nuova centralità delle nostre città. Così come lo stesso piano regolatore, il PGT meglio del Comune di Milano, l'ultimo adottato, prevede anche delle norme che consentono di mantenere delle cubature relativamente, quindi non sottostare alle cubature oggi ridotte, quelle nuove previste dal piano dal PGT, per riutilizzo di fabbricati dismessi e inutilizzati. Peraltro è su questo che si appunta un tema che sarà sicuramente fonte, sarà uno dei temi che sarà fonte di scontro con la Regione, ossia la Regione è intervenuta a fine anno con la legge 18-2019 con una nuova normativa sulla rigenerazione urbana, tra i quali alcuni interventi prevedono che necessitino di un recepimento da parte dei comuni, quindi anche del Comune di Milano, altri interventi, proprio quelli relativi al riutilizzo dei fabbricati dismessi in stato di abbandono e degrado, sono attuabili a prescindere da una presa di posizione, da una
da quanto prevede il piano regolatore generale, e per questi immobili, e questo infatti poi aveva creato anche, diciamo, delle esternazioni critiche da parte dell'assessore Maran, il quale appunto aveva osservato come questa norma che dall'alto proviene dalla regione andava di fatto a vanificare alcune scelte pianificatorie del comune di Milano. Altra norma interessante, perché molto di attualità, molto smart potremmo dire, è quella che nella legge 18 del 2019 si prevede i cosiddetti usi temporanei, quindi qualcosa che nella legislazione segue quello che sono delle vicende, cioè la necessità di elasticità delle destinazioni d'uso. Quindi a Milano è noto che c'è una grande trasformazione, quindi la legge sulla rigenerazione cerca di seguire questo, benché poi si creeranno gioco forza dei momenti di tensione, ovviamente, così come raccontavamo nel Lazio e anche nella Lombardia, fra il livello statale, tra il livello regionale e il livello comunale. Certo. E questa, appunto, questa trasformazione sta riguardando anche la mobilità. Si parla appunto di nuova mobilità. Avvocato Berloco, le chiedo quali sono gli effetti di questa trasformazione anche in chiave regolatoria. Ringrazio dottor Ventura, anzi ringrazio le fonti per l'invito. Non posso non collegarmi a quanto ha appena detto Andrea Di Leo quando parlava di innovazione. Sapete, il tema della mobilità, in particolare quella della micromobilità, che è quella di cui oggi ci occupiamo, è un tema relativamente recente. Ora, consideriamo che quando parliamo di un tema come quello della micromobilità, in generale anche della mobilità sostenibile, non possiamo prescindere da quella che è la green economy e quindi quello che l'Unione Europea, in qualche modo da tempo, del resto è su tutti i giornali da diversi mesi, ci sta dicendo, cioè attenzione al fattore ambientale. La micromobilità però in Italia purtroppo ha avuto delle difficoltà a livello regolatorio. Accade questo, già con la legge di bilancio, non la manovra 2020, bensì quella dello scorso anno, legge di bilancio 2019, c'è stato un primo input da parte del legislatore che, assecondando appunto le spinte comunitarie, ha fatto in modo che questo fenomeno arrivasse anche sul nostro territorio, sul territorio nazionale. Mi riferisco in particolare perché con ogni probabilità è il tema più riconosciuto nel linguaggio comune ai monopattini elettrici, no? Potremmo anche fare riferimento ai Segway, all'overboard, però quando si parla di micromobilità nell'immaginario comune c'è il monopattino elettrico. Ora, questi sono mezzi altamente innovativi, sicuramente rispetterebbero l'ambiente perché sono mezzi a prevalente propulsione elettrica e quindi vanno a ricoprire un ruolo fondamentale quando si parla di mobilità sostenibile. Tuttavia, successivamente a questo input del legislatore, con la legge di bilancio del 2019, è giunto il decreto Toninelli, cosiddetto decreto Toninelli dell'estate del 2019, tant'è che questa è stata, come dicevamo, perché è un anno che noi attenzioniamo questo problema, noi dicevamo, ecco, sarà un'estate calda questa in tema di mobilità, perché in effetti questo decreto poi apriva le porte ai comuni per poter avviare la sperimentazione. C'è stata un'altra tappa poi fondamentale, è accaduto questo, si è dato il via alla sperimentazione, ma poi c'è stato il tempo dello sharing, perché poi effettivamente la mobilità condivisa va a raggiungere l'obiettivo del rispetto effettivo dell'ambiente, certo. No? Perché un conto è acquistare il monopattino, un conto è adottarlo, utilizzarlo in sharing. Ed è stata la volta poi degli avvisi, o meglio di come i comuni, tra questi Milano, Torino, ma anche Pesaro, hanno dato il via sulla scorta di questo decreto ad autorizzazioni per poter adottare magari anche in sharing il monopattino elettrico. Ecco, accade un'altra cosa, arriviamo alla manovra 2020, che ora in tutto questo bisogna anche precisare che purtroppo a nostro avviso mancavano degli elementi specifici che andassero a regolare in modo davvero determinato ad hoc il fenomeno del monopattino elettrico. La bicicletta, i velocipedi trovano una loro disciplina, no? Questo non accadeva, allo stesso modo non per i monopattini elettrici si era avviata questa sperimentazione. Accade che con la manovra 2020 c'è stata una sorpresa. Nella legge di bilancio è stata inserita l'applicazione, o meglio l'equiparazione del monopattino elettrico alla bici, quindi ai velocipedi. E questo ve lo dico con due righe,
Cioè, l'articolo di riferimento dice semplicemente i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi. Mi va bene, ci va bene il fatto che ci sia una grande attenzione, perché lo stiamo vedendo, una grande attenzione da parte del legislatore in favore di una mobilità sostenibile, di una micromobilità. Bisogna però prestare particolare attenzione, e lo dico perché il legislatore dovrebbe essere un po' più attento anche al coordinamento. Se abbiamo avuto un decreto sulla sperimentazione, sono partiti i primi avvisi dei comuni per poter adottare delle regole relative allo sharing, e dopo qualche mese da che sono partiti questi bandi, tra virgolette, arriva la manovra 2020 che invece va ad equiparare i velocipedi ai monopattini elettrici, e c'è un problema di coordinamento. E per fare un esempio, cito un esempio, le biciclette possono, per le bici, per i velocipedi, è prevista la possibilità di trasporto a bordo. Certo. Come facciamo a dire la stessa cosa dei monopattini elettrici? E quindi cosa accade a tutti gli avvisi precedenti? Questo è un bel tema, questo è un bel tema. Allora, dunque, gli avvisi sono partiti, e nel caso di Milano siamo già in dirittura di arrivo. Ora non possiamo, per ragioni ovviamente professionali, fare riferimenti specifici, però abbiamo monitorato la situazione, quindi sappiamo che Milano sta già partendo. Però per Milano il caso non è tanto il coordinamento in relazione ai velocipedi, perché le anticipo già che ci sono delle risoluzioni, quindi il quadro è estremamente incerto. Ci sono delle risoluzioni che prevedono addirittura la sospensione di questa applicazione e di questa equiparazione. Quindi lei immaginerà, quadro normativo incerto, un tema così importante che attrae molti investimenti, c'è da avere gli occhi aperti, oltre al tema, al fattore ambiente. Su Milano però c'è un altro problema, io magari ecco, vorrei poterlo affrontare, se possibile, anche tra poco, ed è il tema che i giudici, sono stati dei giudizi al TAR contro questo, come dire, queste graduatorie, questa posizione presa dal Comune di Milano in relazione al tema, appunto, avviso sullo sharing. Esatto, perché poi adesso abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione, però possiamo affrontare brevemente il caso di Milano, quello che è successo l'estate scorsa, no? L'estate 2019. Relativamente ai monopattini elettrici. Allora, il tema Milano, ecco, ci sono stati un primo giudizio al TAR, ce ne sono stati anche altri di giudizi al TAR. Se non sbaglio c'è stata anche una casa produttrice che ha ritirato i monopattini e si è scatenato più il contenzioso. Il tema, e lascio la parola poi anche ad Andrea, il tema dell'avviso di Milano era che purtroppo aveva già degli avvisi, mi scusi, dei vizi di legittimità in sé in relazione all'ordine cronologico di arrivo delle domande, cioè chi prima arriva meglio alloggia, no Andrea? Sì, sostanzialmente il Comune di Milano, pur consapevole che questo è un mercato rilevantissimo che attrae appunto potenziali investimenti e capitali non indifferenti, sono dei colossi veri e propri che operano nel mercato dello sharing della micromobilità, aveva optato per un modello di forte contingentamento, soltanto fino a 2250 licenze, e con un criterio di selezione che poi è quello che ha portato gli operatori non assegnatari delle autorizzazioni ad impugnare, un criterio che era meramente cronologico, sostanzialmente chi prima arriva meglio alloggia. Esatto. Quindi vi era un meccanismo di assegnazione che era relativo all'orario di ricevimento della PEC 900 01 02 03. Certo. Quindi i soggetti che sono arrivati oltre il terzo posto, alcuni di questi hanno proposto ricorso davanti al TAR Lombardia, sostanzialmente sostenendo come, proprio per una migliore gestione anche dell'interesse pubblico, poi vedremo se il TAR concorderà o meno, sarebbe stato più opportuno, come peraltro in altre amministrazioni locali hanno fatto, individuare dei criteri qualitativi, ossia verificare magari chi offriva il servizio migliore, chi dava la miglior customer care e, diciamo, aspetti qualitativi. Invece il Comune ha adottato e difeso questo modello, il TAR per ora diciamo, ha consentito all'amministrazione di andare avanti, però nella primavera vi sarà una decisione in merito ai due ricorsi che sono stati proposti, e quindi potrebbe essere annullato tutto, e quindi, diciamo, peraltro questo potrebbe obbligare il Comune a ribandire per una terza volta la procedura, perché una prima volta era stata bandita prima del decreto Toninelli. Arrivato al decreto Toninelli, il Comune, in questo caso condivisibilmente, aveva ritenuto di dover allineare il proprio avviso
appunto alle nuove indicazioni del decreto, ha dovuto fare un'intensa attività per introdurre la segnaletica stradale, per individuare le aree consentite e le aree escluse, e poi ha ripubblicato il bando con queste modalità, diciamo, che sono state fortemente criticate per ragioni che personalmente, diciamo, riteniamo anche condivisibili da alcuni operatori. Va Questo, bene, diciamo, è il quindi. quadro di incertezza e, come diceva giustamente Sì. Rosa Maria, è un quadro, come dire, che non facilita l'investimento. Esatto. Assolutamente, in questo caso Milano si è avvicinato purtroppo, diciamo, anche al modello Roma, diciamo così, no? E vedremo comunque cosa succederà questa primavera, magari sempre con voi, perché vi ringrazio, insomma, di essere stati qui con noi, della chiarezza espositiva, e resteremo comunque collegati su questo tema, appunto, Grazie in continua evoluzione. Grazie ai nostri spettatori e restate con noi.